quello, o contrariamente a quello che diceva l'assessore prima, i comuni oggi non possono nulla, le amministrazioni comunali non possono nulla contro quello che il governo centrale direttamente sta venendo ad imporre, senza dare la possibilità ad alcun amministratore locale di potersi opporre. È quello che sta succedendo in una logica, in un'ottica colonialistica, di sfruttamento del territorio, di depauperamento delle risorse, e poi andranno via con i soldi avendo lasciato qui soltanto devastazione e morte. Noi questo non lo vogliamo. E allora Unione Mediterranea dice un no forte e netto alle trivellazioni, così come lo dice agli inceneritori, così come lo dice alla speculazione petrolifera in Lucania, in Puglia e in Perpignan. Ed è su questo che dobbiamo giocare dal basso la nostra opposizione forte a questi provvedimenti scellerati che arrivano dal governo centrale. È questo che dobbiamo fare in maniera sempre più forte e convinta. Unione Mediterranea nei prossimi giorni, entro il 3 luglio, presenterà sicuramente delle osservazioni al ministero, ai ministeri. Per cui se volete anche prendere informazioni, se volete anche contribuire e collaborare a fare in modo che questa diventi un'azione consolidata e tutti insieme possiamo raggiungere questo obiettivo, potete anche consultare il sito www.unionemediterranea.info e avere le informazioni e avere la possibilità di partecipare con noi a questa azione insieme al gruppo che si è costituito. Grazie. Grazie a Lucio Iavarone. E allora proseguiamo, dunque vediamo, io volevo chiamare, se non sbaglio, di bancarotta Nicole Amodio, eccola qua, ciao Nicole. Buongiorno a tutti, io sono del collettivo Bancarotta. Volevo dire che di pochi giorni fa la notizia che una tribù indigena al confine tra il Canada e l'Alaska ha rifiutato addirittura $1 miliardo offerti da una compagnia petrolifera, se appunto voleva trivellare nel loro territorio. Beh, penso che questo sia un grande esempio di civiltà, di coerenza e di coraggio. Loro dicevano che il denaro è polvere, la terra è per sempre. Penso che noi qua, diciamo soprattutto al sud, sappiamo bene quanto le scelte che coinvolgono i territori tocchino anche le nostre vite. Penso a tutte le politiche di commissariamento che hanno aggravato e non risolto l'emergenza rifiuti. Penso all'amianto, penso anche al modo in cui si vuole gestire la questione di Bagnoli, con una riqualificazione che parte sempre da scelte calate dall'alto, quindi da un commissario. Io non mi voglio dilungare sulla pericolosità delle trivellazioni nei campi segreti, penso che questo lo sappiamo tutti e l'abbiamo capito. Voglio solo aggiungere una cosa che forse non è stata detta. Noi siamo siamo contro le trivellazioni nei campi flegrei perché è pericoloso, ma siamo anche contro le trivellazioni negli altri territori italiani, siamo contro le trivellazioni di Erpinia che devastano i territori e devastano i prodotti che hanno fatto grande quella terra, siamo contro le trivellazioni nell'Adriatico, contro le trivellazioni nel canale di Sicilia, perché dobbiamo portare avanti un modello di sviluppo diverso che non vada a investire solo per dare i profitti ai soliti pochi, ma che porti vantaggi anche alla popolazione e che parli di un processo di decisionalità anche diverso. Noi non ci fidiamo più di quegli enti locali che fino adesso sono stati complici con queste politiche di devastazione, quindi pensiamo che debba essere un controllo che parta veramente dal basso, un controllo cittadino, in assemblee come queste, in agora come queste. Noi viviamo un momento molto particolare a livello internazionale, ma soprattutto europeo. In Grecia addirittura rimettono al popolo una delle più importanti decisioni di politica economica e finanziaria, che per la Troica significano solo numeri, ma che in realtà vanno a colpire le vite della gente. Qua invece ci troviamo un partito che si arroga democratico, che ha fatto una legge che prevede che tutte le decisioni più importanti che coinvolgano territorio e le nostre vite vengano prese dal ministero, cioè il livello più lontano dai cittadini. Beh, penso che noi dobbiamo far capire che quest'area è cambiata anche in Italia, che i cittadini, la popolazione non accetta più di essere messa, diciamo, all'angolo per i profitti di pochi. Queste assemblee penso che si debbano moltiplicare in tutti i quartieri, si debba creare un vero coordinamento no trib che si unisca al coro dei coordinamenti che sono stati creati già in Irpinia, in Basilicata, per portare appunto un'idea di sviluppo diverso e non solo di questa zona, ma proprio a livello energetico. Già il referendum di anni fa ha messo in luce che il 98% della popolazione non vuole investire su
energie fallimentari, energie pericolose, allora si investa su altre forme di energie, ma se invece continuiamo a parlare di trivellazioni, anche in zone che non sono sismiche, la cosa non va, non si investe sulle cose giuste. Quindi penso che da questa assemblea sia importante uscire con una nuova data per diciamo, aumentare, per integrare questo comitato che per ora è stato da realtà che già diciamo, erano attive sul territorio, che possa essere integrato dai cittadini che sentono la necessità di evitare che un'altra decisione venga calata dall'alto e sentono la necessità di prendere in mano le loro vite, i propri territori per dare un futuro a questa terra e non solo devastazione e saccheggio come il PD e i politici hanno fatto finora. Quindi spero che da questa assemblea nasca appunto un coordinamento che possa essere attivo non solo per presentare le osservazioni entro il 3 luglio, ma che sia attivo sempre e vigile per evitare che passino decisioni che poi diciamo è difficile cambiare. Quindi attiviamoci da ora e portiamo avanti questa lotta guardando anche all'Italia, alle altre parti d'Italia in cui stanno nascendo questi comitati no tribù. Sarò molto breve, voglio essere breve per aprire il dibattito a tutti. Grazie. Grazie Nicola. Allora io vorrei un attimo adesso una cittadina per una testimonianza importante. Lei ha vissuto tanti anni sul territorio, quello toscano, dove le trivelle sono già una realtà e quindi ci darà una testimonianza viva di quello che è. Sono abituata a fare comizi, mi chiamo Emma Cianchi, che il mio nome dice la provenienza, sono di origine toscana, sono nata orgogliosamente a Pozzuoli e lo racconto sotto forma di storia perché non ho nessuna presunzione, cioè io è quello che vedo da cittadina napoletana che va in vacanza a trovare la sua famiglia di Larderello. L'Arderello e Sassofisano, che sono al centro della Val di Cece, sono questi comuni ed un parte da questo mostro. Allora, la storia nasce al contrario con mio nonno che nel dopoguerra è stato mandato dall'Enel a fare delle perforazioni, non so precisamente dove. Mio nonno è stato poi il gruppo dell'Enel non si disse che non si poteva fare e quindi ritornarono tutti in Toscana. Mio nonno rimase folgorato dalla bellezza di Pozzuoli e ha deciso di trasferirsi qua. Quindi una passione, un amore di cittadini toscani diventati napoletani. Ci tengo tantissimo a dirlo perché i toscani sono molto orgogliosi ed è difficile anche avere un dialogo con loro, cioè loro hanno proprio l'effetto che il prosciutto si tocca. Lo sappiamo bene, sono molto orgogliosi. E del loro territorio invece c'è stata migrazione al contrario. Allora, questo paese si chiama il paese dove è originario mio padre, si chiama Sassofisano ed è uno schioppo da Larderello. Larderello è dove è nata tutta la geotermia, prende il nome da questo all'inizio del 1900 che costruì questo impianto per estrarre un minerale, non per fare energia, per estrarre un minerale, l'Arderello si chiamava, e da là poi nel dopoguerra l'Enel comprò l'impianto perché scoprì che si poteva ricavare energia. Okay? L'Arderello quindi è una cittadina che è nata dopo e non si capisce se la vedete con una tristezza incredibile, non si è mai sentita mia cugina, ma cioè capisce se è un luogo, una grande industria con tanti palazzi o è un paese. Quindi ha questo aspetto molto industriale legato a 10 metri da questo impianto vecchio, praticamente con le torri di raffreddamento giganti e che hanno deturpato totalmente questa valle, che era una valle molto simile, credo, all'aspetto della Solfatara di oggi, credo. Alle Biancane che sono. Quindi hanno deturpato totalmente questa valle con questo impianto enorme. La cosa che io vi chiedo a tutti voi cittadini di andare a vedere queste immagini, che stranamente è molto difficile trovare in internet. Stranamente, se dovete venire a casa mia. Tanto non ci si avvelena, se dovete venire a casa mia io invito tutti, vi porto a fare un giro. Questo impianto enorme, le torri di raffreddamento, non vi dico che altezze hanno, da un pozzo all'altro il gas viene portato con dei tubi, vi faccio una parentesi, all'inizio erano di amianto, io quando ero piccola giocavo su quei tubi. Questo amianto, quando c'è stata la prima denuncia,
delle prime discariche è stata ritrovata da Cerra grazie all'Enel della Val di Cecina, cosa poi negata in un certo momento, però è così, almeno così è stato detto. Accanto a questa grande centrale, questo paese, c'è questo piccolo gioiellino del 200 con scavi etruschi e scavi, primitivi, cioè dell'età paleolitica, di un'importanza a livello mondiale. C'è questo paesino che è stato letteralmente svuotato perché è collocato al centro di una bellissima valle. Ha queste torri di raffreddamento che lo deturpano totalmente, questi tubi che attraversano la valle che sono orrendi, da un punto di vista visivo sono orrendi. Quindi l'impatto è soprattutto visivo, è terribile, la prima cosa che passa agli occhi è terribile. Negli anni questi territori logicamente si sono svuotati, ascoltatemi però perché è importante. Negli anni questi territori si sono svuotati e a distanza di 100 anni, perché l'impianto risale al 1913, La mia famiglia, che comunque era una famiglia abbastanza numerosa, è morta tutta di tumore al fegato, tumore alla gola, tumore ai polmoni. Il tumore più sano e meno strano era una leucemia. Questi sono dati, non dico io perché dico mia zia è morta così, mio cugino è morto così, questi sono dati che ha fatto, sono facilmente trovabili in internet perché c'è un movimento, c'è un fatto dall'ASL di Livorno, no? Perché praticamente danno la colpa, anche se poi sicuramente a risalire al Senico, che siamo sempre qui insieme a voi. E ci cucino la pasta, l'arsenico è stato molto facilmente trovabile, al mercurio, cadmio, mercurio, no, vabbè, insomma tutti questi, l'arsenico è la maggioranza, boro mi sembra, insomma tutti questi che li respiriamo tramite il vapore, il vapore. Un'altra cosa che non è da sottovalutare è l'impatto acustico, c'è un forte inquinamento acustico e i cittadini del luogo si sono totalmente abituati. I pozzi che fanno a pressione un rumore che non è possibile sono chiusi logicamente, ma tutto l'impianto e anche gli impianti più piccoli che sono seminati nei vari territori hanno un sibilo costante che ha, secondo degli studi, ha insomma cambiato anche tutta quanta la fauna, la faunistica, perché si sono allontanati tutti quanti gli uccelli, perché veramente dà fastidio a chiunque, cioè dopo due giorni mi abituo, però lo sento. Altra cosa importante è ora i pozzi, come ci può dire il professore, i pozzi sono spostati sul Monte Agnata. Solo 3 mesi fa c'è stato un terremoto di 2,5 di magnitudo, l'abbiamo sentito dai telegiornali? No. Solo quei poveri villaggi, chiamiamoli così, quei piccoli comuni che stanno sulla Agnata, abbandonati a se stessi, hanno fatto una protesta come stiamo facendo noi adesso. E c'è un movimento che si muove per dire basta alle trivellazioni della Agnata, perché l'hanno perforato ovunque. E crea la cosa tecnica che dicevano prima le persone prima di me. Crea queste scosse di terremoto. Ora io ho trovato, sì, accorcio velocemente, ho trovato questo dato. Allora, che ne dice che le centrali dell'Arderello e dell'Amiata rilasciano nell'atmosfera 2700 tonnellate di acido solforico, 28,97 kg di arsenico, 2460 tonnellate di ammonio, 889 kg di mercurio, 11,01 tonnellate di acido borico, 355-348 tonnellate di anidride carbonica, in tutto si tradisce in una sola morte. Quello che voglio dire di assumendo. Allora, e io le vedo, io che cosa le vedo, che vivo quel territorio le vedo, aumento del tasso delle malattie di morte fino al 13% e dicono che faccia più degli invalidi Taranto, abbassamento di 250 metri, fino a 250 metri ed avvelenamento delle falde idriche, emissione dell'aria di impressionanti quantità di veleni, presenza di orribili impianti velenosi in meravigliose aree naturali che dovrebbero essere protette perché la Toscana è bellissima, attacco squilibrante al sottosuolo,
una zona sismica. Quindi la mia conclusione è che questo borgo è bellissimo, ma è stato distrutto, e io lo vedo a distanza, ormai ho superato con altrimenti 40 anni, lo vedo da quando sono piccola, che aveva un potenziale e adesso non ha più. È spopolato, fa 200 abitanti in inverno, neanche, 150 tutti anziani, perché gli altri purtroppo non ci sono più. Io, se volete, veramente vi invito a casa mia, ci facciamo un giro, perché comunque nella sua deturpazione rimane sempre bello. E quindi appoggio i cittadini di là che stanno cercando di fare il possibile, almeno nella Miata. Grazie per avermi dato. Grazie Emma, quindi insomma si capisce che ci vanno fa passare un buone una cosa che è assolutamente negativa, perché solo in territori non a rischio, immaginate qui cosa potrebbe arrecare. Allora, io chiuderei con Nando gli interventi, chiamo Nando Pennone del Movimento 5 Stelle, e poi aprirei un attimino alla cittadinanza, chiaramente anche per delle domande, se volete, al professor Mastro Lorenzo, che è ancora qui, proprio per ascoltare, e anche per leggere un attimino un estratto, visto che Ortolani non è venuto, quindi restiamo ancora. Passo a Nando, diciamo, la chiusura dei comitati e dei movimenti, dei partiti politici che si sono mossi per ora su questa iniziativa, sperando che diventi sempre più trasversale, lo ripeto. Grazie. No, non voglio chiudere affatto, cioè, nel senso, no, ma anche con i movimenti, voglio anzi lasciare aperto, assolutamente aperto, questo tavolo alla partecipazione ulteriore di altri movimenti, di altri cittadini, coinvolgere il maggior numero di persone possibili. E quindi facevo un altro intervento, volevo guardare un attimo un altro un progetto secondo un altro punto di vista, no? Perché i rischi e le pericolosità dell'impianto sono state ampiamente spiegate dai miei predecessori. Solo che c'è sempre questo dubbio, no? Si parla sì, ma in fondo la geotermia è un'energia rinnovabile, no? Che bello, insomma. Sì, ma dove? Su un vulcano attivo, ma siamo pazzi. Però, mosso da questo punto, ho detto, ma andiamo a vedere un poco, perché effettivamente poi si è accennato, no? Dice, ma si fa in queste aree perché l'efficienza, perché il rendimento dell'impianto è più alto, perché chiaramente ci troviamo completamente alle temperature più alte. Bene, andiamo a vedere i dati tecnici dell'impianto, chissà quali dati eclatanti troviamo. Vado a guardare i documenti del progetto depositati dal Ministero dell'Ambiente. Rendimento della centrale 7,1%. Normalmente gli impianti geotermici, anche più vecchi, sono di minimo 10% di rendimento. Dice, ma com'è possibile? Insomma, lo stiamo facendo un impianto nuovo, progetto pilota, quindi si suppone con l'impiego di nuove tecnologie, di altri professori che si manifestano in questo progetto, e abbiamo un rendimento più basso. Come mai? E il come è logico. È logico perché basta guardare una bozza che gira nei ministeri, una bozza di un prossimo decreto ministeriale nel quale stanno diciamo regolarizzando gli incentivi da dare per la produzione di energie rinnovabili. Ebbene, c'è, per l'energia geotermica c'è un tetto massimo che è di 5 megawatt. Guarda caso, qual è l'energia prodotta da questo impianto, almeno dichiarata? 5 megawatt. C'è un impianto fatto apposta per accedere agli incentivi statali sulla vendita di energia. Quindi questo per dimostrare che si vuole fare ancora più profitto sulle spalle dello Stato e quindi sulle spalle di noi cittadini. Ma pensiamoci un attimo, che cosa sono 5 megawatt? 5 megawatt in realtà ci alimentate 3.000 famiglie, 10.000 cittadini, quindi non è che stiamo parlando di un qualcosa che vada praticamente ad alimentare l'intera Pozzuoli. No, 5 megawatt sono, perdonatevi il francesismo, una cazzatella, insomma. E allora il problema qual è? Il problema è chiaro, il problema, abbiamo detto, si tratta di accedere a questi fondi. Il problema sorge proprio nel dover limitare, nel dover sottoutilizzare questo impianto. Se stiamo parlando di un rendimento del 7%, significa che tra l'energia che estraiamo dal sottosuolo a quella che reimmettiamo, il resto dell'energia che fine fa? Visto che ben poco viene utilizzata per fare energia elettrica, il resto dell'energia viene dissipata in calore. E
a prescindere da quello che dichiarano nel progetto, che cioè non ci sarà variazione di microclima, la realtà è che quando questo impianto funzionerà, disperderà nell'atmosfera, in una conca, quella di Agnano, calore a non morire, quindi con un aumento di temperatura e una variazione del microclima del quale non sappiamo quale effetto andremo a finire. E tutto questo è concluso per fare cosa? Per dare i soliti profitti alle grosse aziende, alle grosse lobby energetiche, perché quella è la realtà, perché un impianto di quella taglia, Geoelectric è soltanto l'azienda che ha fatto il progetto, ma per costruire e gestire un impianto geotermoelettrico ci vuole ben altro, ci vuole una società di quelle grosse, una società abituata a trarre profitto dallo sfruttamento dell'energia, anche del sottosuolo. E in Italia ce ne stanno 4-5, non di più. Quindi sono sempre i soliti noti, perché in realtà quei 5 megawatt, quei soldi, perché vi ricordo che a progetto il costo dell'impianto è 19 milioni e 600 mila euro, con quei soldi si finanziavano ben altri investimenti in termini energetici, in termini di piccoli impianti domestici, condominiali. Però la differenza qual è? Che in tal caso il guadagno sarebbe stato netto per i cittadini. Questi invece sono soldi che andranno a finire, come al solito, nella tasca dei grandi lobbisti. E chiudo. Grazie. Grazie Nando. Allora, se ci sono domande per il professor Mastro Lorenzo, prima di andare avanti ancora con gli interventi, perché ne ho altri di prenotati e quant'altro, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, professor Mastro Lorenzo, così abbiamo qualche dubbio, ce la può dare. Quindi. Dai, mettiamo il microfono, dai, diamogli il microfono. Avvicinatevi, è meglio. Sono la Monica, vivo a Ischia, anche se sono rappresentante delle Rasse Campane. Nel 1950 a Ischia si fu l'edificazione, la costruzione di una centrale geotermica che fu chiusa dopo un paio d'anni. I resti di quella centrale sono ancora lì sulla spiaggia di Citale. Allora chiedevo al professore se è a conoscenza dei motivi della chiusura del 1950, io non me li ricordo neanche io, e se ci sono dei motivi che sono ancora tuttora validi. Grazie. Quello che posso dire, a parte la centrale 1950, a Ischia, che quando dagli anni 70, inizio degli anni 80, ci sono state esplorazioni geotermiche da parte del consorzio Enel Agip, quindi il top assoluto, diciamo, in questo settore delle trivelazioni, nei campi Flegrei, si valutò che, a parte l'esplosione, perché si verificarono le esplosioni e quindi la scarsa sicurezza, si valutò che non fosse conveniente realizzare impianti per troppo valido, poi invece si sta più frisci, le tre cose principali, e poi ora lo sai, gli impianti e i costi di manutenzione sarebbero stati enormi, quindi non era conveniente. Mamma mia, un 5-6 di una 20, la media di 25 minuti. In questo caso altri livelli di servizio. Ci sarà bel materiale. Se non ci sono altre domande, non so, per il professore, io chiamerei, c'è un altro consigliere di Pozzuoli. Ma poi abbiamo pure diciamo consigliere della Corte, chiamiamolo dibattito acceso tra la persona e l'assessore, non sta tagliato niente. Diciamo, siamo qui a discutere, è una cosa positiva, pronto la discussione. Mi interessa molto la presenza di un esperto nella materia, in quanto è una materia altamente tecnica. Quasi quasi a un certo punto chiedo pure scusa ai cittadini che sotto il suolo, visto che per un momento il passaggio è diventato un'analogia quasi, diciamo, propaganda elettorale, che invece noi dobbiamo rimanere sul merito della questione, su un punto cruciale. Mi sembra di aver capito nel dato di fatto che diciamo, fare in modo molto macchinoso, bucare un terreno ad alte profondità è dannoso, forse bucarlo a profondità molto più bassa potrebbe essere anche un valore aggiunto. Una cosa che mi interessa. Quindi dicevo, sicuramente un dato di fatto è scientificamente provato che bucare ad alte profondità è sicuramente dannoso. Non so se
scavare a piccole profondità non può essere più. Io personalmente, come molti cittadini, ma anche i miei colleghi consiglieri, siamo sicuramente contrari a questi, diciamo, progetti o sperimentazioni sul territorio, perché fondamentalmente è altamente, diciamo, ha un'alta densità abitativa. Il punto sociale è proprio quello. Fino a che fossimo in zone dove non risiede, non abita nessuno, ci potrebbe anche sperimentare. Ma qui ancora di più è altamente dell'altamente da noi. Quindi vi pongo anche una domanda. Poi molti tra questi cittadini sono anche sono gli stessi titolari di case, semmai arrivano costi lungo e pendenti di questo. Quindi abbiamo anche noi purtroppo deciato quello che è una situazione di più. Confermo che alcuni consiglieri, ma penso tutti, io non dico neanche di che partito sono perché qui non devo fare propaganda, firmeremo un ordine del giorno, visto che la materia è importante, ascoltate, ci sono delle scadenze perentorie, per convocare un ordine del giorno del Consiglio Comunale, che è l'assise principale. Volevo riferire prima un ragazzo di quarta che diceva basta, sai, allora va di moda creare il caos non può andare meglio. Nel 2012, quando ci siamo insediati, io come delegato dell'innovazione tecnologica ho presentato un progetto insieme ad alcuni colleghi rispetto al MIUR, perché il professore lo sa, era un bando MIUR delle Smart City che si chiamava SMOSSA e serviva proprio a monitorare, quindi SMOSSA era sistema di monitoraggio delle abitazioni, che serviva proprio ad installare delle apparecchiature elettroniche vicine alle abitazioni per monitorarne lo spostamento. Ovviamente quel progetto ci fu bocciato, non è che ho creato il caos, fu bocciato semplicemente perché fu preferito un altro progetto e quindi noi insieme al Comune dell'Aquila ne fummo svantaggiati. Domani mattina presentiamo un ordine del giorno per convocare il Consiglio Comunale per la materia. Ero curioso di sapere cosa pensava il Comune di Bacoli e il Comune di Quarto, però non vedo presente. Guarda, già Giannini, sei arrivato tardi ed è sicuramente contrario, Bacoli lo sa. Poi, alla risposta sulle superfici, innanzitutto l'Arderella è stata una testimonianza, se non ci fossero rischi in superfici comunque ti resta il tumore, l'inquinamento alle falde acquifere, lo smottamento della terra, la puzza, un ecomostro, la vita invivibile. Poi, tecnicamente, te lo spiega il professore, perché pure in superfici è da non fare. Il problema è sempre quello che non c'è linearità nei processi, è complesso dirlo, ma un piccolo innesco in superficie può causare anche eventi più grandi. Un lavoro scientifico, una ricerca di un sismologo molto in gamba, l'osservatore ha dimostrato che la gran parte delle scosse superficiali, quindi nel primo chilometro, sono in gran parte prodotte dalla circolazione di fluidi, quindi alterare il regime dei fluidi può produrre con grande probabilità sequenze sismiche. Quando nel progetto si dice la sismicità è sotto i 2 km, primo non è vero perché la sismicità di campione in superficie, secondo la sismicità naturale, ma noi possiamo indurre sismicità a qualsiasi profondità, anche a un metro di profondità. E se facciamo esplodere un ordigno esplosivo, un ordigno nucleare, terremoto di magnitudo 6 o 7, quindi non esiste un limite per la sismicità. Diversi tipi di sismicità, nel progetto in realtà si parla delle strutture tettoniche, queste le cose. Le strutture tettoniche arrivano in superficie, quindi non solo a 2 km, ma il problema che noi induciamo proprio a quella naturale è una cosa, quella che induciamo noi è un'altra, che fa qualsiasi profondità, anche un metro. Bene, anche un metro. Allora, mi facevano giusto osservazione.